Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bactrimabas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento 31 gennaio 2022. Cos'è Bactrim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, sovradosaggio, effetti indesiderati, scadenza, conservazione, farmaci equivalenti. Cos'è Bactrim? Bactrim è un farmaco a base del principio attivo sulfamitoxazolo più trimetoprim, appartenente alla categoria degli antibatterici sulfonamidici e nello specifico associazione di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Avas Pharmaceuticals SRL. Bactrim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Bactrim 160 mg più 800 mg 16 compresse, Bactrim 80 mg / 5 ml più 400 mg / 5 ml sospensione orale, flacone 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Eumedica Pharmaceuticals GmbH, concessionario Avas Pharmaceuticals SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo sulfamitoxazolo più trimetoprim, gruppo terapeutico antibatterici sulfonamidici, forma farmaceutica compressa. Indicazioni: Bactrim è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore a 6 settimane per trattare infezioni delle vie respiratorie, sinusite, bronchite acuta, polmonite, anche dovuta a pneumocisti sirovecii, riacutizzazioni in corso di bronchite cronica o di bronchiettasie, otite media, infezioni renali e delle vie urinarie, pielite, cistite, prostatite, uretrite, riacutizzazioni in corso di infezioni croniche delle vie urinarie, infezioni dell'apparato genitale compresa l'uretrite gonococcica, infezioni dell'apparato digerente, infezioni da Shigella, da Salmonella, tifi e paratifi e altre enteriti da germi sensibili. Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sull'impiego appropriato degli agenti antibatterici. Posologia, posologia, gli schemi riportati nella tabella sottostante sono quelli comunemente raccomandati nel trattamento delle infezioni acute. Adulti e adolescenti sopra i 12 anni ogni 12 ore. 160 mg più 800 mg compresse, 80 mg / 5 ml più 400 mg / 5 ml sospensione orale, dose normale 1 compressa, 2 misurini grandi, 10 ml, popolazione pediatrica. La formulazione in compresse non è idonea per il trattamento dei bambini di età inferiore a 12 anni o di peso inferiore a 30 kg. Usare la sospensione orale. Lo schema posologico per il trattamento dei bambini varia in funzione dell'età, come riportato nella tabella sottostante. Ogni 12 ore 80 mg / 5 ml più 400 mg / 5 ml sospensione orale da 6 set. A 6 anni e mezzo misurino grande, da 6 a 12 anni 1 misurino grandi. La posologia pediatrica corrisponde a circa 6 mg di trimetoprim / kg / die e 30 mg di sulfamitoxazolo / kg / die. Bactrim è controindicato nei bambini di età inferiore a 6 settimane. Durata del trattamento: in caso di infezioni acute, Bactrim va somministrato per almeno 5 giorni, oppure sino a quando il malato sia esente da sintomi da 2 giorni. Se non risulta un evidente miglioramento clinico dopo 7 giorni di terapia, il paziente deve essere riesaminato. Nelle infezioni gravi la posologia va aumentata del 50%. Nelle terapie di mantenimento di lunga durata, oltre i 15 giorni, va invece diminuita del 50%. Raccomandazioni particolari di dosaggio ulcus-mol ai pazienti nei quali non siano indicati o che siano intolleranti ad altri antibiotici chemioterapici. 1 compresse da 160 mg più 800 mg 2 volte al giorno. Se non vi è alcuna evidenza di guarigione dopo 7 giorni, può essere considerata la prosecuzione per altri 7 giorni. Tuttavia, i medici dovrebbero essere consapevoli che il fallimento nella risposta terapeutica può indicare che la malattia è causata da un organismo resistente. Infezioni delle vie urinarie acute e non complicate: per le donne con infezione acuta non complicata del tratto urinario, si raccomanda una singola dose di 2-3 compresse da 160 mg più 800 mg. Le compresse devono, se possibile, essere prese in serata dopo un pasto o prima di andare a dormire. Polmonite da pneumocisti sirovecii in adulti e adolescenti, trattamento. Il dosaggio raccomandato è fino a 20 mg trimetoprim e fino a 100 mg sulfamitoxazolo per chilogrammi nelle 24 ore, somministrati in dosi uguali suddivise ogni 6 ore per 14 giorni.
Per la profilassi della polmonite da pneumocisti sirovaci, la dose raccomandata negli adolescenti e negli adulti è di 1 compressa di Bactrim 260 mg più 800 mg al giorno. Bambini, fino a 12 anni di età, e adolescenti profilassi. Per i bambini la dose raccomandata è di 150 mg/m2D di Trimetoprim con 750 mg/m2D di sulfamitoxazolo somministrato per via orale in dosi equamente suddivise 2 volte al giorno, per 3 giorni consecutivi a settimana. La dose totale giornaliera non deve superare i 320 mg di Trimetoprim e 1600 mg di sulfamitoxazolo. Nella tabella sottostante si fornisce una guida per ottenere la dose raccomandata in accordo alla superficie corporea nei bambini per la profilassi della polmonite da pneumociti sirovaci. Ogni 12 ore area della superficie corporea, M2, 80 mg/5 ml più 400 mg/5 ml sospensione orale 0,26, 1 misurino piccolo, 1,25 ml, 0,53, mezzo misurino grande, 2,5 ml, 1,06, 1 misurino grande, 5 ml, no cardiosi. Non esiste un consenso sul dosaggio più appropriato nella no cardiosi. Negli adulti è stata utilizzata una dose giornaliera di 3-4 compresse da 160 mg più 800 mg per almeno 3 mesi. Questa dose richiede aggiustamenti in funzione di fattori come età, peso, funzionalità renale e stato immunitario del paziente, ma anche della localizzazione e della gravità della malattia. È stata segnalata una durata della terapia di 18 mesi. Popolazioni speciali: pazienti anziani e pazienti anziani con regolare funzionalità renale, ove non diversamente specificato, devono ricevere il medesimo dosaggio dei pazienti adulti. Vedere anche paragrafo 4.4. Danno renale nei pazienti con funzionalità renale compromessa: si raccomanda la posologia riportata nella seguente tabella. Clearance della creatinina: schema posologico raccomandato 30 ml/min dosaggio standard, 15, 30 ml/min metà del dosaggio standard. 15 ml/min l'uso di Bactrim è controindicato, vedere paragrafo 4, 3, pazienti dializzati. Nei pazienti sottoposti ad emodialisi, dopo una normale dose di carico di Bactrim, devono essere somministrate dosi pari a metà della dose dopo ogni seduta emodialitica. Lo scambio dialitico peritoneale dà come risultato una clearance minima di Trimetoprim e sulfamitoxazolo e pertanto l'uso di Trimetoprim sulfamitoxazolo non è raccomandato in pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale. Compromissione della funzione epatica: non sono disponibili dati relativi al dosaggio in pazienti con funzione epatica compromessa. Modo di somministrazione: è meglio assumere Bactrim dopo i pasti, al fine di minimizzare la possibilità di disturbi gastrointestinali. Sospensione orale: agitare accuratamente prima dell'uso. Nella confezione è disponibile un misurino dosatore per volumi da 1,25 ml, 2,5 ml e 5 ml. Compresse: assumere in medicinale con un'adeguata quantità di liquidi. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ad altri sulfamidici o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza renale grave, con clearance della creatinina 15 ml/min, vedere paragrafo 4.2. Gravi lesioni del parenchima epatico. Discrasie ematiche. Bambini al di sotto di 6 settimane di età. Deficit di glucosio, 6-fosfato deidrogenasi. In caso di infezioni sostenute da streptococco beta emolitico di gruppo A, Bactrim non deve essere somministrato in combinazione con dofetilide, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego in gravidanza, nella primissima infanzia e nei pazienti anziani: il prodotto deve essere usato soltanto in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Vi è un aumento del rischio di gravi reazioni avverse nei pazienti anziani o quando sussistano condizioni che possono complicare il quadro del paziente, ad esempio, funzione renale barra o epatica compromessa, o l'uso concomitante di altri farmaci. In tal caso il rischio può essere correlato alla dose e alla durata del trattamento. Reazioni cutanee gravi: sono stati riportati esiti fatali, benché rari, in connessione con reazioni avverse quali discrasie ematiche, gravi reazioni avverse cutanee, scar, quali eritema essudativo polimorfo maggiore, sindrome di Stevens-Johnson, SIS, necrolisi epidermica tossica, TEN, DRESS, rash da farmacoconeosinofilia e sintomi sistemici, e pustolosi esantematica acuta generalizzata, AGEP, e necrosi epatica fulminante. I pazienti devono essere informati riguardo i segni e i sintomi e monitorati attentamente per le reazioni cutanee. Il più alto rischio di insorgenza di SIS e TEN ha nelle prime settimane di trattamento.
Se si verificano i sintomi o i segni di CC10, per esempio rash cutaneo progressivo spesso con vesciche o lesioni della mucosa, il trattamento con Bactrim deve essere sospeso. I migliori risultati nella gestione della CIS e della TEN si ottengono con una diagnosi precoce e l'immediata interruzione della terapia con qualsiasi farmaco sospetto. Una precoce sospensione è associata ad una migliore prognosi. Se il paziente ha sviluppato CC10 con l'uso di Bactrim, Bactrim non deve essere più riutilizzato in questo paziente. Particolare cautela deve essere posta nella terapia di pazienti con disfunzione renale o epatica ed in quelli con carenza di folati o affetti da gravi allergie o con anamnesi di allergia grave e asma bronchiale. Durante il trattamento a base di cotrimoxazolo sono stati riferiti casi molto rari e severi di tossicità respiratoria che talvolta sfociano in sindrome da distress respiratorio acuto, ARDS. La comparsa di segni polmonari come tosse, febbre e dispnea, in associazione con segni radiologici di infiltrati polmonari e il deterioramento della funzione polmonare possono costituire i primi segni di ARDS. In tali circostanze è necessario sospendere cotrimoxazolo e somministrare un trattamento adeguato. È stato inoltre segnalato, anche se raramente, esito fatale in relazione a reazioni avverse quali discrasie ematiche e necrosi epatica fulminante. Per minimizzare il rischio di reazioni indesiderate, la durata del trattamento con Bactrim deve essere il più breve possibile, in particolare in pazienti anziani. In caso di insufficienza renale, il dosaggio deve essere aggiustato secondo quanto riportato al paragrafo 4.2, pazienti con insufficienza renale. Pazienti con insufficienza renale grave, cioè con clearance della creatinina compresa tra 15 e 30 ml/min, in trattamento con trimetoprim sul famitoxazolo devono essere attentamente monitorati per segni e sintomi di tossicità quali nausea, vomito e ipercaliemia. Le sulfonamidi possono indurre aumento della diuresi, particolarmente in pazienti con edema di natura cardiaca. Si consiglia uno stretto monitoraggio del potassio sierico e della funzione renale in pazienti che ricevono dosi elevate di Bactrim, come nei pazienti affetti da polmonite da pneumocisti sirovecii, o in pazienti trattati con Bactrim alle dosi raccomandate affetti da alterazioni del metabolismo del potassio o da insufficienza renale, o trattati con medicinali che inducono ipercaliemia, vedere paragrafo 4.5. Durante il trattamento, specie se protratto, sono da raccomandarsi periodici controlli della funzionalità epatica, renale e della crasi ematica. Se si nota una significativa riduzione della conta ematica, il trattamento con Bactrim deve essere interrotto. Tranne in casi eccezionali, Bactrim non deve essere somministrato a pazienti con gravi disturbi ematologici. Sono stati segnalati molto raramente casi di HLH in pazienti soggetti a trattamento con cotrimoxazolo. L'HLH è una sindrome da attivazione immunitaria patologica potenzialmente letale, caratterizzata da segni e sintomi clinici di un'infiammazione sistemica eccessiva, ad esempio febbre, epatosplenomegalia, ipertrigliceridemia, ipofibrinogenemia, ferritina sierica elevata, citopenia ed emofagocitosi. I pazienti che manifestano i primi segni di attivazione immunitaria patologica devono essere esaminati immediatamente. Se viene formulata la diagnosi di HLH, è necessario sospendere il trattamento con cotrimoxazolo. In pazienti che assumevano l'associazione di trimetoprim e metotrexato sono stati segnalati casi di pancitopenia, vedere paragrafo 4.5. Come con tutti i farmaci contenenti sulfamidici, si raccomanda cautela nei pazienti con porfiria o disfunzione della tiroide. I pazienti che sono acetilatori lenti possono essere più inclini a reazioni idiosincrasiche a sulfamidici. Il prodotto non deve essere usato in caso di infezioni sostenute da streptococco emolitico di gruppo A, faringiti ed altre. Qualora dovessero comparire esantemi, il trattamento con Bactrim dovrà essere immediatamente sospeso. Nei pazienti anziani o in pazienti con deficit preesistente di acido folico o insufficienza renale, possono verificarsi variazioni ematologiche indicative di carenza di acido folico. Queste sono reversibili con terapia a base di acido folinico. Durante un trattamento prolungato con Bactrim è consigliabile controllare regolarmente la formula ematica e le urine. Durante il trattamento devono essere garantiti un apporto di liquidi e una diuresi adeguati per prevenire la possibile comparsa di cristalluria. Informazioni importanti su alcuni eccipienti Bactrim sospensione orale contiene: sodio. Questo medicinale contiene meno di 1 mol, 23 mg, di sodio per compressa, cioè essenzialmente senza sodio. Bactrim sospensione orale contiene sorbitolo e 420. Questo medicinale contiene 3225 mg di sorbitolo per 5 ml di soluzione orale, 1 misurino grande.
L'effetto additivo della co-somministrazione di medicinali contenenti sorbitolo o fruttosio e l'assunzione giornaliera di sorbitolo o fruttosio con la dieta deve essere considerato. Il contenuto di sorbitolo in medicinali per uso orale può modificare la biodisponibilità di altri medicinali per uso orale co-somministrati. Ai pazienti con intolleranza ereditaria al fruttosio non deve essere somministrato questo medicinale. Può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo. Metilepareidrossibenzoato e 218 e propilepareidrossibenzoato e 216. Questo medicinale contiene 4,5 mg di metilepareidrossibenzoato e 218 e 1,0 mg propilepareidrossibenzoato e 216 per 5 ml. Può causare reazioni allergiche, anche ritardate. Etanolo 96%. Questo medicinale contiene 14 mg di alcol, etanolo, per 5 ml. La quantità in 5 ml di questo medicinale è equivalente a meno di 0,3 ml di birra o 0,1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti. Sodio. Questo medicinale contiene meno di 1 mol, 23 mg, di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente senza sodio. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Trimetoprim è un inibitore del trasportatore dei cationi organici 2, OCT2, e un debole inibitore del CYP2C8. Sulfametoxazolo è un debole inibitore del CYP2C9. L'esposizione sistemica a farmaci trasportati da OCT2 può aumentare quando co-somministrati con trimetoprim, sulfametoxazolo. Gli esempi includono dofetilide, amantadina, memantina e lamivudina. Vi sono evidenze che trimetoprim inibisce l'escrezione renale di dofetilide. Trimetoprim sulfametoxazolo non deve essere somministrato in associazione con dofetilide, vedere paragrafo 4.3. Trimetoprim 160 mg in combinazione con sulfametoxazolo 800 mg somministrato due volte al giorno contemporaneamente a dofetilide 500 IG due volte al giorno, per 4 giorni, ha determinato un aumento dell'area sotto la curva concentrazione tempo, AUC, del 103% e un aumento del 93% nella concentrazione massima, CMAX. Dofetilide può determinare aritmie ventricolari serie associate a un prolungamento dell'intervallo QT, tra cui torsades de Pointes, che sono direttamente correlate alla concentrazione plasmatica di dofetilide. I pazienti trattati con amantadina o memantina possono essere ad aumentato rischio di eventi avversi neurologici come delirio e mioclono. L'esposizione sistemica a farmaci metabolizzati principalmente dal CYP2C8 può aumentare quando co-somministrati con trimetoprim, sulfametoxazolo. Gli esempi includono paclitaxel, amiodarone, dapsone, ripaglinide, rosiglitazone e pioglitazone. Paclitaxel e amiodarone hanno un basso indice terapeutico, pertanto l'uso associato a trimetoprim sulfametoxazolo non è raccomandato. Sia dapsone e trimetoprim sulfametoxazolo possono causare metaemoglobinemia e vi è quindi una potenziale interazione farmacocinetica e farmacodinamica per entrambi. I pazienti che ricevono sia dapsone che trimetoprim sulfametoxazolo devono essere monitorati per il rischio di metaemoglobinemia. Dovrebbero essere considerate terapie alternative, se possibile. I pazienti trattati con ripaglinide, rosiglitazone o pioglitazone devono essere monitorati regolarmente per il rischio di ipoglicemia. L'esposizione sistemica a farmaci metabolizzati principalmente dal CYP2C9 può aumentare quando co-somministrati con trimetoprim sulfametoxazolo. Gli esempi includono cumarine, varfarin, acenocumarolo, fenprocumone, fenitoina e derivati delle sulfaniluree, glibenlamide, gliclazide, glipizide, clorpropamide e tolbutamide. La coagulazione deve essere monitorata in pazienti che ricevono cumarine. Sono stati osservati un aumento del 39% delle midita di eliminazione e una diminuzione del 27% nella clearance di fenitoina a seguito della somministrazione di dosi standard di trimetoprim sulfametoxazolo. I pazienti trattati con fenitoina devono essere monitorati per la comparsa di segni di tossicità da fenitoina. I pazienti trattati con derivati delle sulfaniluree, tra cui glibenclamide, gliclazide, glipizide, clorpropamide e tolbutamide, devono essere monitorati regolarmente per il rischio di ipoglicemia. Possono verificarsi aumenti dei livelli ematici di digossina in caso di terapia concomitante con trimetoprim sulfametoxazolo, specialmente nei pazienti anziani. Pertanto, in tali casi, i livelli sierici di digossina devono essere controllati.
interazioni farmacodinamiche e interazioni da meccanismo non noto quando l'associazione trimetoprim-sulfametoxazolo viene somministrata in concomitanza con altri farmaci noti per essere mielosoppressivi o associati a insufficienza renale, come analoghi nucleosidici, come zidovudina, tacrolimus, azatioprina o mercaptopurina. Il tasso di incidenza e la gravità delle reazioni avverse mielotossiche e nefrotossiche possono essere aumentati. I pazienti che ricevono trimetoprim sulfametoxazolo in concomitanza con tali farmaci devono essere monitorati per tossicità ematologica e barra renale. La cosomministrazione con cluzapina, un farmaco noto per avere un notevole potenziale per causare agranulocitosi, dovrebbe essere evitata. In pazienti anziani che ricevono contemporaneamente alcuni diuretici, soprattutto tiazidici, è stata osservata una maggiore incidenza di trombocitopenia con porpora. I livelli piastrinici devono essere monitorati regolarmente nei pazienti trattati con diuretici. Le sulfonamidi, tra cui sulfametoxazolo, possono competere con il legame alle proteine e anche con il trasporto renale del metotrexato, aumentando così la frazione metotrexato libera e l'esposizione sistemica al metotrexato. Casi di pancitopenia sono stati segnalati in pazienti che assumono l'associazione di trimetoprime e metotrexato, vedere paragrafo 4.4. Trimetoprima ha una bassa affinità per la diidrofolato reduttasi umana, ma può aumentare la tossicità del metotrexato, soprattutto in presenza di altri fattori di rischio come l'età avanzata, ipoalbuminemia, insufficienza renale, diminuita riserva di midollo osseo, e nei pazienti trattati con alte dosi di metotrexato. I pazienti a rischio devono essere trattati con acido folico o calciofolinato per contrastare gli effetti del metotrexato sull'ematopoiesi. Segnalazioni occasionali suggeriscono che i pazienti trattati con pirimetamina come profilassi della malaria in dosi superiori a 25 mg alla settimana possono sviluppare anemia megaloblastica se trimetoprim sulfametoxazolo è prescritto in concomitanza. A causa degli effetti risparmiatori di potassio di trimetoprim sulfametoxazolo, deve essere usata cautela quando trimetoprim sulfametoxazolo è cosomministrato con altri agenti che aumentano il potassio sierico, come gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e inibitori del recettore dell'angiotensina, risparmiatori di potassio e prednisolone. In pazienti trattati con trimetoprim sulfametoxazolo e ciclosporina dopo trapianto renale è stato osservato un peggioramento reversibile della funzione renale. Influenza sui metodi diagnostici trimetoprim sulfametoxazolo, in particolare il componente trimetoprim, può interferire con il saggio del metotrexato sierico utilizzando la tecnica del legame competitivo alle proteine quando la diidrofolato reduttasi batterica è usata come proteina legante. Nessuna interferenza si verifica, tuttavia, se il metotrexato viene misurato mediante test radioimmunologico. La presenza di trimetoprim e sulfametoxazolo può anche interferire con la reazione al picrato alcalino DF per la determinazione della creatinina, causando un aumento di circa il 10% ai valori nel range di normalità. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Bactrim insieme ad altri farmaci come Comadin, Daumil, Dialimet, Gliben, Glibomet, compresse rivestite, Gliboral, Gliconorm, Glicorest, Glurenor, Symptom, Suvan-M, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comuni sono eruzioni cutanee e disturbi gastrointestinali. Sono utilizzate le seguenti categorie standard di frequenza. Molto comune, e un decimo. Comune, e un centesimo. Eventi avversi segnalati nella popolazione generale dei pazienti trattati con TMSMZ classificazione per organi e sistemi comune non comune raro molto raro non nota patologie del sistema emolinfopoietico leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, anemia, megaloblastica, emolitica barra autoimmune, aplastica, metaglobinemia, agranulocitosi, pancitopenia, eosinofilia, associate ad RES, ipoprotrombinemia, alterazione del metabolismo dei folati, patologie cardiache, miocardite allergica, patologie congenite, condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali, aborto spontaneo, patologie dell'orecchio e del labirinto, tinnito, vertigini, patologie dell'occhio, uveite, vasculite retinica, patologie gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, enterocolite pseudomembranosa, glossite, stomatite, dolori addominali, pancreatite acuta, patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione, dolore venoso e flebite, patologie epatobiliari, transaminasi elevate, bilirubina elevata.
ingrossata, epatite colestasi necrosi epatica, ittero sindrome del dotto biliare evanescente, disturbi del sistema immunitario, ipersensibilità barra reazioni allergiche, febbre, angioedema, reazioni anafilattoidi, malattia da siero, edema angioneurotico, infezioni ed infestazioni, infezioni fungine quali candidosi, esami diagnostici, ipercaliemia, iponatriemia, disturbi del metabolismo e della nutrizione, ipoglicemia, patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, rabdomiolisi, artralgia, mialgia, patologie del sistema nervoso, convulsioni, neuropatia, inclusa neurite periferica e parestesia, atassia, meningite asettica barra sintomi simili alla meningite, cefalea, insonnia, vasculite cerebrale, disturbi psichiatrici, allucinazioni, depressione, patologie renali e urinarie, urea sierica elevata, creatinina sierica elevata, funzione renale compromessa, cristalluria, nefrite interstiziale, diuresi aumentata, patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche, infiltrati polmonari, polmonite interstiziale, vasculite polmonare, patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, eruzione fissa da farmaci, dermatite esfoliativa, rash, eruzione maculopapulare, eruzione morbilliforme, eritema, prurito orticaria, eritema multiforme, fotosensibilità, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, eruzione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici, dermatosi neutrofila febbrile acuta, sindrome di Sweet, patologie vascolari, purpura, purpura di Henoch-Schönlein, vasculite, vasculite necrotizzante, granulomatosi con poliangioite, poliarterite nodosa, patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione, astenia, descrizione di eventi avversi selezionati. La maggior parte delle alterazioni ematologiche osservate sono state di lieve entità, asintomatiche e reversibili dopo interruzione della terapia. Le reazioni cutanee più comuni osservate con l'uso di Bactrim sono state generalmente di lieve entità e velocemente reversibili dopo interruzione della terapia. Nel contesto di un'alveolite eosinofila o allergica sono stati riportati infiltrati polmonari, che si possono manifestare con sintomi quali tosse o dispnea. Vedere paragrafo 4.4. Alte dosi di trimetoprim, come quelle utilizzate nei pazienti affetti da polmonite da pneumocisti sirovacii, inducono un aumento progressivo ma reversibile delle concentrazioni sieriche di potassio in un numero sostanziale di pazienti. Anche alle dosi raccomandate, trimetoprim può causare ipercaliemia se somministrato a pazienti con alterazioni del metabolismo del potassio o insufficienza renale o in trattamento con medicinali che inducono ipercaliemia, vedere paragrafo 4.4. In pazienti non diabetici trattati con trimetoprim sul famotidoxazolo sono stati riportati casi di ipoglicemia, solitamente dopo pochi giorni di terapia, vedere paragrafo 4.5. I pazienti con funzionalità renale compromessa, malattie epatiche o malnutrizione, o pazienti in trattamento con alte dosi di trimetoprim sul famotidoxazolo, sono particolarmente a rischio. Molti dei pazienti con pancreatite acuta avevano gravi malattie, tra cui l'AIDS. Sicurezza di TMSMZ nei pazienti HIV positivi. La popolazione di pazienti HIV positivi è simile alla popolazione generale in termini di spettro di effetti indesiderati che possono verificarsi. In ogni caso, alcuni effetti indesiderati possono verificarsi con una frequenza più alta e con un quadro clinico differente. Queste differenze riguardano le seguenti classi. Classificazione per organi e sistemi molto comune e non comune, patologie del sistema emolinfopoietico, leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, patologie gastrointestinali, anoressia, nausea, vomito, diarrea, patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione, febbre, solitamente concomitante a eruzione maculopapulare, patologie epatobiliari, transaminasi elevate, esami diagnostici, ipercaliemia, iponatriemia, disturbi del metabolismo e della nutrizione, ipoglicemia, patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, eruzione maculopapulare, prurito. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio barra rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione all'indirizzo https. www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse-sovradosaggio. Sintomi. I sintomi di sovradosaggio acuto possono includere nausea, vomito, diarrea, cefalea, vertigini, capogiri, disturbi mentali e visivi. In casi particolarmente gravi possono comparire cristalluria, ematuria, oliguria o anuria. In caso di sovradosaggio cronico possono verificarsi depressione midollare, che si manifesta come trombocitopenia o leucopenia, e altre discrasie ematiche da carenza di folati. Trattamento in caso di intossicazione, a seconda dei sintomi, sarà necessario prendere in considerazione.
lavanda gastrica, emesi, in caso di assunzione recente, per prevenire ulteriore assorbimento del farmaco. Adeguato apporto di liquidi per accelerare l'eliminazione renale, l'alcalinizzazione dell'urina aumenta l'eliminazione del sulfamitoxazolo. Emodialisi, la dialisi peritoneale è inefficace. Monitoraggio della conta ematica e degli elettroliti. In caso di discrasia ematica significativa o di ittero andranno intraprese misure terapeutiche specifiche per tali complicanze. La somministrazione di 6-12 mg di calciofolinato può contrastare gli effetti del trimetoprim sull'ematopoiesi. Scadenza 5 anni. Conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Bactrim a base di sulfamitoxazolo più trimetoprim sono Bactrim, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.